Buongiorno ragazze, oggi vi voglio parlare di un prodotto nuovo che mi è arrivato in erboristeria ed è un prodotto della ditta Nature Unique. Questa azienda produce prodotti di bellezza, di cosmesi per il corpo, per il viso e ha ideato questa nuova crema che è la DD Cream. È un prodotto veramente valido che io sto usando tantissimo ed è un prodotto valido in quanto io con un unico tubetto ho tre prodotti, nel senso che mi funge da correttore, da primer e da crema performante. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto è bellissimo il packaging perché spiega già sulle singole facciate, quali sono le azioni che esplica questa crema, quali sono appunto le qualità principali, insomma, che noi possiamo ottenere con l'utilizzo di questo prodotto in lingua italiana e inglese. Allora, ora vi faccio vedere com'è l'interno. Il packaging è molto curato, bellissimo. È un tubicino così di queste dimensioni di 40 ml. Più 2 ml, cosa vuol dire? Allora, questa ditta ha ideato un sistema carino, pratico anche appunto per chi vuole tenerlo nella propria borsetta o beauty case. Hanno ideato, allora, nel tappo hanno messo il correttore, che è quello che noi appunto utilizziamo per coprire eventuali occhiaie, varie discromie che può avere la nostra pelle, brufoletti, insomma, da nascondere. E poi, svitando il tappo, abbiamo appunto dentro il nostro prodotto, la DD Cream, che si presenta, come vi farò vedere, inizialmente come una crema chiara, sembra una crema bianca, ma in realtà questa crema, quando noi andiamo a spalmarla sulla nostra pelle, sprigiona poi una colorazione. Ora qui non si vede perché ho una fotocamera che non ha una grande risoluzione, però ha delle capsule di pigmento colorato che andrà appunto a colorare e uniformare il nostro incarnato della pelle del viso. Allora, questa ditta ha ideato tre, diciamo, ora me la spalmo un attimo così per togliermela dalle mani, ha ideato tre tipi di colorazione, ovvero noi abbiamo questa che ho provato, era la colorazione dark, poi c'è la colorazione medium e la colorazione light. Ora vi faccio vedere perché qual è la differenza fra una e l'altra. Apro il tappo del correttore perché è lì che noi vediamo quale poi sfumatura avrà sulla nostra pelle la DD Cream ed ecco la differenza di colori. Vedete? C'è la dark, c'è la light e c'è la medium. Ora lo provo sulla mia pelle. Questo è il medio. Si vede? Ma io poi ho la pelle abbronzata, quindi vabbè, questo è il medio. Poi c'è il dark. Non si vede niente. E il light. Non si vede praticamente nulla. Comunque, ecco, io ho provato prima il medium, poi il dark e poi il light. Ecco, queste sono le tre sfumature che loro hanno fatto. Come si applica? È molto semplice. È un prodotto pratico perché si mette sulla pelle pulita del vostro viso, non avete bisogno di mettere nessun altro prodotto perché avete già con questo tutto ciò che vi occorre per fare un'ottima base trucco. Io oggi non mi sono truccata e vi faccio vedere su di me l'effetto che si ottiene. Allora, vabbè, improvvisiamo una sorta di tutorial, ma che non è un tutorial. Allora, io prendo il tubetto, in questo caso per me ovviamente è l'ideale il dark perché sono un fototipo scuro,
Allora, prima metto così sulle mie occhiaie, che ne ho tante, il correttore. Ora qui sembra chiarissimo perché ho una luce potente, ho questa luce fredda che mi fa apparire tremendamente, comunque, tremendamente chiara la sfumatura. Vado prima appunto ad applicare il correttore, che è quello che funge anche poi da eventuale prodotto per togliere le discromie, nel senso io adesso qui lo metto sui miei punti scuri che ho sotto gli occhi, poi lo vado ad applicare tipo qua, se vedete ho dei piccoli nei. Qui ho un brufoletto che sta guarendo, me lo vado a trattare con questo correttore. Anche qui ho sempre i miei nei che non mi piace più di tanto vederli, e allora li vado a coprire. Ecco, ora io ho messo il correttore nei punti che voglio, diciamo, che il prodotto abbia più coprenza e che non si veda tanto la mia iperpigmentazione. Adesso vado ad applicare, sembro chiarissima, però in realtà nella realtà non è poi così. Vado ad applicare, io faccio in questa maniera molto semplice, la mia BB cream, questa fra l'altro è quella che mi porto sempre dietro, ecco, ne vado a mettere un po' così. Un po' così. Ora io non sono una make-up artist, quindi non ho sicuramente la manualità e disinvoltura che hanno queste ragazze, però è per farvi vedere come io mi trucco al mattino, almeno per farmi la mia base. Quindi l'ho applicata così, in questa maniera, con le dita. Adesso semplicemente, senza pennello, senza spugnetta, senza blender, senza quello che voi volete, io me la vado a massaggiare, perché questa funge anche da crema, ovvero essendo una crema performante noi otteniamo una crema con azione. Noi mettiamo sulla nostra pelle una crema con azione idratante, di protezione, levigante, compattante, illuminante, opacizzante, antirughe. Poi, avendo una protezione al suo interno SPF 20, va bene anche appunto per i raggi del sole, quindi volendo si può applicare anche come una crema solare o comunque proprio protettiva. Voi come vedete, mamma mia, sembra che abbia messo una crema bianchissima rispetto al mio incarnato, ma credetemi, è proprio per la questione della luce. Comunque, come vedete, si è spalmata completamente sul mio viso. Io adesso vado a lavorare un po' sull'attaccatura, perché è dove poi si vede, insomma, per non avere il classico stacco che a volte si vede in alcune persone. Anche sul collo, perché tanto sono anche compattanti, quindi volendo si può utilizzare anche per dare, insomma, per avere la pelle anche lì morbida. Ora beh, sono un mostro con i capelli così, però almeno vi ho fatto vedere come me lo stendo ed è molto semplice. Voilà la mia base. È fatta. In un solo gesto io ho tolto le mie occhiaie, ho diciamo diminuito la mia discromia, certo sono ancora visibili ma perché sono dei nei un po' particolari, però vedete anche qua dove il brufoletto non si vede più, non ci sono insomma segni esagerati sul mio viso. La pelle è perfettamente opaca, idratata e coperta. Ora, se voglio, posso mettermi poi l'eventuale fardo, l'ombretto, trattare quindi gli occhi col mascara, la matita. Io adesso mi lascio così perché era appunto per farvi vedere, insomma, l'effetto di questa crema della BB Cream che ha.
E allora, quindi rifacciamo un riepilogo. DD Cream, azione appunto performante, utilizzo da primer e utilizzo da correttore. Abbiamo quindi tre prodotti in un unico tubetto. E niente, io spero che vi sia piaciuta anche questa spiegazione. Spero che il prodotto vi abbia incuriosito e quindi vi aspetto nella mia erboristeria a Pontassieve e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze!